Da zero a imprenditore, record di iscritti per la prima tappa di Digitalents. Oggi, 6 aprile, ci troviamo presso l'Hotel Excelsior di Pesaro e sono molti i ragazzi che stanno arrivando. Entreremo e vedremo già alle nostre spalle un nutrito numero di giovani che si sta preparando a salire nei piani superiori dove si svolgerà la conferenza, dove si svolgerà l'incontro fatto di tanti interventi. E saliamo e andiamo a vedere. Digitalents è un progetto interamente finanziato dalla Regione Marche. Digitalents accompagna i giovani nel loro percorso di formazione, quindi dallo studio, dai casi pratici fino alle idee per realizzare e mettere veramente in pratica la propria startup. Mario Moroni, imprenditore digitale e anche moderatore dell'evento di questa mattina. Non aprite una startup, questo è il titolo del suo intervento. Sì, chiaramente deriva dal mio ultimo libro Startup di Merda, che è una provocazione, una forte provocazione per dire attenzione, non è tutto semplice quello che stiamo vedendo, non è tutto facile, ma chiaramente vado un po' a smitizzare i falsi miti del mondo digitale e in particolare del mondo startup, del mondo imprenditoriale. Da il garage, che lo stesso Wozniak di Apple disse che non esisteva, ad alcune, diciamo così, miti sul mondo finanziario, che insomma non è necessario essere iperindebitati in banca, insomma tante belle cose che io cerco, anche strappando un sorriso, cercando di provocare, di far ragionare un po' le persone. Quindi praticamente sdrammatizzando, rendendo le cose un pochino più leggere, riusciamo a veicolare concetti anche di un certo contenuto, anche complessi. Sì, anche magari rispondendo un po' a un'ulteriore retorica del mondo della comunicazione che ci obbliga quasi ad aprire una startup, soprattutto se non abbiamo un lavoro. Quello che dico spesso anche a aspiranti startup è: se non siete riusciti a vendervi al vostro datore di lavoro, quindi essere assunti, come potrete tendenzialmente convincere altre 100 persone a darvi del lavoro, ovvero i vostri clienti? Quindi cercare di fare riflettere anche in un periodo storico che, visto che siamo nell'era della percezione, come sostiene Harari, ci obbliga da un certo punto di vista a diventare tutti imprenditori di noi stessi, ma non è assolutamente obbligatorio, anzi talvolta è molto meglio lavorare in azienda, essere dipendente, essere un manager in una bella azienda sana, piuttosto che necessariamente tutti intraprendere la carriera di imprenditore. Chiaramente il digitale, il mondo startup è una bellissima occasione, però chiaramente non per tutti. Ecco, lei oggi tirerà un po' le fila di tutto, dalla mattina fino al tardo pomeriggio. Come è organizzata la giornata? Ci sarà una serie di interventi che si alterneranno sul palco, io cercherò di fare diciamo il collante, la moderazione, interagire un po' con il pubblico, fare quello che faccio anche attraverso il mio podcast, cioè raccontare in maniera critica il mondo digitale, e quindi cercherò anche di fare qualche domanda agli speaker che verranno sul palco. Chiaramente sono tutti professionisti, imprenditori, persone chiaramente che hanno un background molto importante, per cui non ci sarà da caricarli, forse ci sarà da frenarli un attimino. Da zero a imprenditore, dalla nascita di un'idea ai primi passi, alla concretizzazione, oggi è il primo giorno. Esatto, anche per noi vale questa regola, nel senso che abbiamo costruito insieme alla Regione questa idea di costruire un programma di formazione strutturato per i giovani che sono in cerca di occupazione e che hanno una formazione superiore, una laurea, e oggi è il primo momento in cui li incontriamo. Sono molti, siamo molto soddisfatti, è solo l'inizio di un percorso abbastanza lungo che ci porterà da qui a luglio insieme a loro, e in cui crediamo di poter trasmettere loro tutte quelle competenze per magari dare vita alla loro azienda, alla loro startup, oppure riconfigurare i loro asset di conoscenze e proporsi al mondo del lavoro con un bagaglio più sostanzioso e più interessante. Ho visto tante sedie in platea, sicuramente si riempiranno tutte. Quali sono i numeri che attendete? L'accoglienza e la risposta è stata notevole. Oggi ci aspettiamo almeno 120 persone in presenza, ne avremo una cinquantina online. È un programma che avrà una selezione al suo interno, non è una competizione, non mi piace chiamarla così. Identificheremo all'interno di questi partecipanti quelli che hanno i numeri migliori per proseguire nel programma e per arrivare magari a manifestarsi in una startup, in un'attività imprenditoriale.
E quanti sono gli step previsti? Quanti incontri farete? Ma le fasi sono 4. Questa è la prima, la chiamiamo orientamento informativo, anche se durante la giornata vedrete che ci sarà anche già della formazione, abbiamo degli speaker eccellenti, seguirà una seconda fase di formazione vera e propria che condurremo insieme all'Università di Urbino e ad Abli Academy, per poi passare a un approfondimento successivo e a una scrematura ulteriore in cui cominceremo un lavoro consulenziale presso il nostro incubatore. Raccoglieremo una ventina, una trentina di ragazzi e cominceremo a lavorare sulle idee, al business plan, a tutti quei contenuti che ci porteranno all'ultima fase dove le idee verranno costruite, presentate, premiate e prevediamo anche degli stage all'estero per quelli che saranno i migliori di questo percorso. Digitalents Kickoff Meeting. Enrico Battistelli, una data davvero speciale quella di oggi. Sì, oggi lanciamo il programma Digitalents e lo facciamo in una platea molto importante perché per noi i giovani sono il fulcro della nostra attività e il fulcro di questo bando finanziato interamente dalla Regione Marche e da oggi finalmente parte questo percorso, un percorso di formazione che prevederà nel nostro mondo, qui abbiamo scelto quello del digitale, un percorso verticale di formazione per tutti i giovani che si iscriveranno. Una giornata davvero nutrita di tanti interventi. Chi saranno i relatori che si succederanno in questa giornata? Sì, allora partiremo come padroni di casa, chiaramente con me e i nostri partner, quindi il partner Paolo Tafini, per poi continuare con Mario Moroni, ancora Paolo Manocchi, formatore e tante altre cose che succederanno insieme a lui e non solo, tutti i partner del progetto che voglio anche ringraziare l'Università degli Studi di Urbino e con la professoressa Francesca Cesaroni, Manifattura, la startup innovativa proprio qui di Pesaro con l'ingegnere Francesco Balducci e ancora W Academy con oggi in rappresentanza Giulio Guidi per tale agenzia di formazione. Cosa dovranno aspettarsi i ragazzi? Ma sicuramente oggi una giornata divertente dalla quale comunque portarsi a casa già un bagaglio di esperienze, seppur minimo di una giornata ma già molto importante. Faremo capire come il digitale oggi impatta in maniera molto forte in tutti i nostri temi. Bene, allora un ringraziamento speciale a tutti gli organizzatori, un ringraziamento speciale a BP Cube e alla Regione Marche che sostiene i nostri giovani nella loro crescita, nella loro formazione, nel loro lancio verso un futuro imprenditoriale. Stefano Parcaroli, Med Group, realtà aumentata e metaverso, questo è il suo intervento, ci dice in poche parole semplici, mi raccomando, di cosa si tratta? Sì, oggi parliamo di questo nuovo paradigma, questo nuovo universo che si è aperto anche a livello economico, quindi una nuova realtà in cui poter investire. I metaversi sono delle realtà virtuali nelle quali poter andare a creare una nuova esperienza di socializzazione, di acquisto e di esperienza a 360 gradi, ma mondi aperti a tutti coloro che vogliono sviluppare la loro idea imprenditoriale e andare a investire su concetti come il blockchain, come l'NFT, come la design 3D e tante altre belle cose che si possono realizzare. Noi in realtà faremo una declinazione particolare di questo metaverso che noi chiamiamo Figiverse, che è un concetto al limite tra il mondo reale e il mondo virtuale. La nostra idea è che il nostro mondo è talmente bello che poi ricostruirne uno nuovo, completamente alternativo, la vediamo come una cosa abbastanza inutile, più bello magari portare nel digitale il nostro mondo reale creando una ricostruzione virtuale all'interno della quale andare a calare tanti servizi e tanti prodotti propri del mondo digitale. E anche qui spazio alle idee, spazio alle nuove imprese e ai nuovi imprenditori e a tutti coloro che vorranno investire con le proprie idee e conoscenze in questa realtà.